Buongiorno a tutti, scusate l'oscurità, ma buongiorno a tutti. Allora, cerco di non far vedere i denti perché c'è stato un problema col permanent marker che adesso sto cercando di risolvere. Però volevo inaugurare lo spazzolino nuovo perché ieri ho usato per l'ultima volta il vecchio. Innanzitutto ieri sera sono crollata letteralmente, mi sono addormentata di schianto, altro che mucibango, video e tutto. Alle 10 già dormivo. I miei genitori sono arrivati oltre le 2 di notte a casa perché il treno già arrivava tardi di suo, ma purtroppo una persona si è buttata sotto il treno dal Benga. E spero che non si veda niente dei denti. Ma avete presente lo spazzolino nuovo, quello che ho preso quando ho gridato dei cinesi ieri? Non è che ce l'avete duro? Beh, vabbè, cerchiamo lo spazzolino. E ho avuto problemi con il permanent marker. Sì, vabbè, forse si è visto. Ok, l'ho trovato. Risolviamo il problema. È puccioso, oddio mio, è puccioso e rosa. La marca è Hydrofill, freschezza totale medio. Parlo così perché sennò si vede. Risolviamo il problema. Beh, l'ha detto la Bertella di mangiare il permanent marker. Ci vediamo tra un secondo. Ok ragazzi, allora il problema denti risolto. Ho fatto un piccolo scrub al volo al viso con uno scrub al sale. Ovviamente stanno saltando fuori varie cose, regali, cose che avevo messo via per evitare che con l'umidità di questa casa di merda. Ah, ventilatore. Allora, mi state chiedendo tantissimi, oggi è giorno X, oggi... Allora sì, in un certo senso, simbolicamente sì, perché oggi è il 16. Quindi sono passati 3 mesi dalla prima querela. In realtà bisogna calcolare 90 giorni, tenete conto che aprile ha 30 giorni, giugno ha 30 giorni, luglio ne ha 31, quindi bisogna calcolare 90 giorni. Poi non è che il 90° giorno scatta qualche cosa di particolare, solo che passati 90 giorni cominciano determinate procedure, ma comunque sì, simbolicamente assolutamente, anche perché è un giorno X per la... per la casa, insomma. Sono in ballo tra due nella stessa zona. Diciamo che io preferivo la soluzione 1 perché non è in condominio, però stiamo trattando e sto facendo i pacchi. Ora vi faccio vedere come dopo anni di trasloco, ad esempio, metto via i capi. Allora, questa è una busta con i capi invernali puliti, asciugati perfettamente, ovviamente, altrimenti ovviamente mettendoli via, se rimane anche una minima traccia di umidità, è un disastro. Come faccio a farveli vedere? Se, vabbè, giro così, spero che si vedano. Facciamo una cosa, non riesco a usare il registratore di sta fotocamera, videocamera del tablet in modo normale, poi ve lo butto dal computer con il Movie Maker, che è un programma demenziale che io so, l'unico che so usare, che ho recuperato grazie a un utente che ancora ringrazio perché non è più con Windows Essential, non è più disponibile. Allora vi faccio vedere così. Praticamente io utilizzo le buste queste del supermercato, o prese proprio nuove oppure quelle che sono perfettamente pulite. Dopodiché le riempio così e sopra vado a metterci preferibilmente della carta forno. Perché la carta forno? Perché il pluriball o la pellicola, peggio, creano umidità. Sotto c'è un sacchettino di quelli di organza colorati con dentro un assorbi umidità, ok? E poi vado a etichettarle e metterci lo scotch. Adesso vi faccio vedere. Ragazzi, questi sono metodi collaudati dopo diversi traslochi, perché le cose così si possono portare con la maniglia. Allora, dovendo fare io parecchi trasporti, gli scatoloni li lascio per poi l'ultimo carico che farà l'operaio.
che è Osvaldo, non Emilio, Treviglio, Simonciglio, no, è Osvaldo. Ok? Come sempre, come prima, più di prima, tamerò. Ci vediamo tra un attimo che vi faccio vedere. Siamo al top? Ecco, come vi dicevo, ho messo la carta forno, ho messo lo scotch sia così che così. Adesso vado a chiudere con l'automatico. Ok? E questa, poi dopo, prima di portare via, metterò un'altra etichetta perché a volte capita che si cancelli, ne metto una penna e una con il permanent marker. E questo qui è pronto. Questo è pronto e viene messo qua. Adesso questa parte qua l'ho tutta svuotata. Adesso pulisco qua l'armadio e tocca la parte di sotto. Allora, vi faccio un po' di video mano a mano. Tra l'altro, adesso mi ha chiamato il corriere di GLS perché mi devono portare il regalo che mi ha fatto Vodafone per i 20 anni dello stesso Mi stanno numero. facendo rincretinire più di quanto io sia cretina. Perché dovevano passare venerdì e non sono passati. Mi ha chiamato la Vodafone dicendo che la consegna era per domani mattina. Adesso mi ha mandato un messaggio. Prima mi ha mandato un messaggio, ero senza suoneria. Mi ha mandato un messaggio il ragazzo del corriere. Signora, buongiorno. Corriere GLS, c'è un pacco per lei della Vodafone. Portiere non risponde, quindi probabilmente sta pulendo scale. Non so dove sta. Come possiamo fare per fare questa consegna? L'ho chiamata. Gli ho detto: guardi, io finora di pranzo sono a casa, però mi chiami, metto la suoneria perché il citofono non va, è tutto funzionante in questa casa, aggiungo io, nota della scrivente, della parlante. Quindi tra un pochino devo scendere, andare a prendere sigarette e un paio di cose che mi servono per qua, quindi stamattina dopo devo impacchettare le box, quando tempi d'oro, prima della causa di casa, mi potevo permettere sia la Glossy Box, c'era la Tandy Box all'epoca e alcune My Beauty Box. Poi sapete tutti com'è andata e vabbè, tanto tra regali e le box, tra l'altro alcune anche prese. Me l'hanno anche regalate proprio il sito, credo. Non vorrei sbagliarmi, ma nei miei video vetchi li trovate. Vetchi, stamattina non riesco a parlare. Devo capire quale sia il criterio migliore, perché secondo me per le box va bene uno scatolone molto grande che ho di là. Sono queste le box, sono queste qua. Queste sono le glossy. Non fate caso che sono impolverate. Queste sono le glossy. E poi ci sono le My Beauty Box, che sono più o meno della stessa dimensione, però direi che per quelle è meglio utilizzare lo scatolone, quelle che vedete alle mie spalle. Vedete, quelle sono tutte alcune. E quindi niente, adesso comunque un giorno X, partono le 2 settimane, perché io le chiavi le voglio consegnare il 30, anche perché purtroppo, ragazzi, io sono per un cornuto e mezzo, quindi ho perso la causa. Ciao Maria Sofichi, ho perso la causa ingiustamente e io farò una cosa che tuteli i miei interessi, nel senso, cioè non tuteli i miei interessi perché me l'hanno buttato al culo, scusando il francese, però vi garantisco che questa abitazione, né tutte le altre, non la potrà comprare nessuno, perché se un'abitazione viene dichiarata inagibile dai vigili, purtroppo non può essere venduta. Come mi dispiace, siamo molto dispiaciuti per questi inquilini che non potranno acquistare nessuna delle loro abitazioni, visto quello che è successo, cose che capitano. Cose che capitano nella vita. Io riconsegnerò le chiavi un paio di giorni prima della data, dopodiché chiamo i vigili e faccio dichiarare l'inagibilità, perché questa casa è inagibile. Una casa dove escono acqua e fognari dal lavandino. Ho dovuto spenderci un sacco di soldi io, facendomeli prestare. Sorvoliamo. Per fermare almeno questa cosa e aggiustare il sifone di modo da poter utilizzare anche il lavandino della cucina, oltre a quello della vasca, che servono per pulire in fase di
trasloco. Quindi da oggi partono, io calcolo 14 giorni perché non calcolo mai il giorno iniziale, cioè oggi, e quindi sì, è un giorno X. Infatti ho un po' di fremito vocale tattile, no? Chi è che sta? Dai su, talpi, andate a googolare fremito vocale tattile. Ce l'avete Vi anche voi, ce svelo un l'abbiamo segreto, il tutti. fremito vocale tattile è una cosa che abbiamo tutti. Top. Niente, ho dormito proprio come un sasso, forse ve l'ho già detto prima, sono crollata. Però mi sento come dire, un tremolio interno da un brulicare, come dire, di sensazioni di cose da fare. Devo cercare di essere centrata per fare tutto nel giusto ordine, questa è la cosa importante. Eliminare, non portare da nessuna parte nulla che non sia strettamente necessario. E quindi questo è. Adesso niente, scenderei a prendere le sigarette e poi ci vediamo dopo. Un bacio. Buona giornata. Comunque, per chi mi chiede il giorno X, al momento sì, diciamo simbolicamente sì, però. Diciamo che per quella cosa ci vedremo tutti a fare una bella performance dal vivo, sapete dove, al Palazzaccio a Roma, con dei signori anche vestiti per l'occasione, con degli abiti neri, con delle cose dorate qui, insomma è tutto molto bello. E pagano pure il viaggio, eh? Pagano pure il viaggio. Poi se uno non si vuole presentare ti vengono anche a prendere con le macchine delle autorità, per cui avete anche il viaggio pagato. Top, a dopo ragazzi, mi metto al volo sto video e vado a prendere le sigarette. Buona giornata e work in progress. Siamo al top? Io direi di sì. Ciao. Ragazzi, è arrivato appena in tempo, tra un quarto d'ora devo uscire, ho strappato via questo ed è il cellulare. Poi lo apriamo stasera. Lo apriamo stasera, tolgo solo la carta, se siamo su una pila di vestiti che devo mettere via. Aspettate, eh. Aspettate, Nabi, Maria Sofichi, che c'è? Che c'è Maria Sofichi? Via dalla vesti, via dai vestiti, via, 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 Maria Sofichi. Non te la faccio la lista cagna zona. Aspetta. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Ecco qui, Maria Sofì che sta facendo l'ispezione. Eccolo qua, lo apriamo stasera insieme in omaggio dalla Vodafone. Maria Sofì, niente di sta, qua c'è tutta la busta dove ti spiegano che è gratis, eccetera, eccetera. Lo spacchettiamo stasera, ok? Ok, mi preparo al volo, poi ci vediamo dopo. Siamo al top. Ciao, buon pranzo. Sono di ritorno. Non dico nulla. Dico solo che la vita è fatta a scale, chi le scende, chi le sale. E adesso, fortunatamente per me, è arrivato il momento di ricominciare a scendere, anche perché me lo merito per la vita che ho sempre condotto. E per qualcuno ci sono scale ripide, 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 scivola, 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 scivola. E ho l'adrenalina a palla, se prima, io lo so che prima o dopo mi verrà uno schiattone per l'adrenalina, mi gira la testa per l'adrenalina, però sono contenta, finalmente i tasselli stanno andando al posto loro. E sono ancora qua. Già. Stavo facendo una riflessione che i latini nomen omen sì, ma in certi casi proprio
C'è sempre l'eccezione che conferma la regola, no? Ci siamo capiti. A dopo. Allora, ragazzi, grazie per i consigli che mi state dando. Poi monto tutto in un unico vlog degli ultimi giorni. Questo scatolone grande serve perché ci metto le glossy e le cose, diciamo, rettangolari. Adesso procedo come... E volevo ringraziare... Non mi ricordo il nick, la ringrazio nel... Fede, che mi ha dato tutta una serie di indicazioni per come organizzare l'impacchettamento a livello proprio di gestione degli scatoloni e delle buste. Quindi adesso procedo molto... Sono delle cose di una finezza, veramente, vabbè. Adesso metto qui dentro le glossy box. Maria Sofì, fatti vedere, vieni qua, vieni qua. Sì. E poi vi faccio vedere dopo. Quindi oggi l'obiettivo è, qua ho accatastato un po' di roba, sgombrare questo e sgombrare qui. Ok? Non facciamo commenti. Queste qui non sono cose da vinazzata, ma sono le bottiglie di birra Raffo e le Cnusa del Palio di Siena che tengo per ricordo. E, niente, ci vediamo dopo, ok? Ciao. Allora, ragazzi, sto realizzando che i 2 anni di lavorare per pagare la causa di questa casa di merda in realtà mi hanno un pochino insegnato anche a non comprare cose inutili. Non sono inutili, però mettendo via le cose, molti sono regali, perché qua dentro ci sono un sacco di regali. Questo beauty case è un regalo pieno di cose della mia amica Millie di Taranto, che saluto. E alcune box mi sono state inviate in omaggio dalle ditte, alcune le ho comprate io. Però c'è roba per 5 vite, per cui diciamo che non impedimento giovamento, come dice la mia amata prof Indinimeo. Ora, questo qui si sta riempiendo in modo... è già pesante, però tanto poi verrà portato sul furgone. E adesso sto finendo di ritrovare le varie box e dopodiché copro col metto le palle di giornale e mi sono fatta tenere i volantini scaduti dalla Conad e poi copro. Adesso l'obiettivo di oggi è che quella libreria che vi ho fatto vedere prima, dove c'è quello scaffale che sembra lo scaffale di Chiara perché è pieno di cose di Hello Kitty, deve essere vuota entro stasera. Maronna Lu Carmine. A dopo. Ciao. Maria Sofì, chi saluta? Saluta. Allora, ragazzi, sono morta, non credo, vabbè, voi direte morta perché hai lavato queste cose? No, perché ho sgombrato tutta la parte che avete visto prima. Adesso cominciano a venire fuori le magagne, quindi anche io ho una certa passione per il rosa. Ho lavato tutti i contenitori dove stavano i cosmetici, i profumi, eccetera, eccetera. Tra un pochino pranzo, credo che siano già le 5, questi sono già asciutti. Maria Sofì, chi vieni? Vieni a dire la tua. Questo è un rotolo che si trova sono tovagliatolo americano usa getta, 1,99 euro al tuo di. Maria Sofì, chi vieni qua? Vieni qua. Vieni qua. Non te la faccio la lista cagnazzone, è inutile che insisti. Sì. Sì, è tutta incuriosita, sì. Traslochiamo anche le tue cose, tranquilla, amore. A dopo, ragazzi. Sono morta. Ciao.